Il libro che voglio presentarvi si intitola Diario. Venne scritto da Anna Frank, una tredicenne come me, dal giugno 1942 fino all'agosto del 1944. Il genere è diaristico. Il diario, ritrovato dopo la guerra, venne pubblicato per la prima volta dal padre Otto Frank, l'unico sopravvissuto della famiglia, nel 1947, e in Italia venne pubblicato per la prima volta nel 1954. Questa versione è stata tradotta da Riglio Vita e pubblicata da Giulio Einaudi. Nel diario, Anna racconta i propri stati d'animo, le vicende di tutti i giorni, le sue paure e i suoi sogni, durante il periodo in cui visse nascosta in una casa di Amsterdam, perché è ebrea e quindi perseguitata dai nazisti. Consiglio questo libro a tutti voi, per prima cosa perché è molto emozionante, scorrevole e facile da leggere, e poi perché proprio in un periodo come questo, ci fa capire che il nostro confinamento a casa non è poi così drammatico. Noi, tutto sommato, siamo fortunati. Anna, invece, non l'è stata.